Ryuki 110 Sinking SV Limited, quindi un artificiale appunto destinato all'uso saltwater. La famiglia Ryuki ovviamente la conoscete tutti, è la serie famosissima destinata alle trote che in molti hanno provato ad utilizzare anche in mare, ha riscosso un grandissimo successo soprattutto con quei predatori di piccola taglia come ad esempio l'occhiate, in cui Ryuki si è dimostrato essere davvero un killer. E da quest'anno c'è la nuova versione 110 Sinking, appunto per il mercato saltwater, quindi colorazioni appositamente dedicate, ad esempio il chart, questo nuovo red head, questo nuovo testa rossa, il pink gigo e la pacific purple. Artificiale di 21 grammi di peso su 110 mm di lunghezza, quindi questo rapporto peso-lunghezza ci permette dei lanci veramente importanti, una paletta come possiamo vedere di dimensioni generose che permette al nostro artificiale di sostare anche in tutte quelle zone generalmente complicate per artificiali che non abbiano un ottimo assetto, quindi quelle zone appunto di turbolenza e di schiuma. Si rivolge appunto principalmente a tutta quelle serie di predatori medio-piccoli come possono essere ad esempio occhiate, piccole spigole, ma è un artificiale che sicuramente può essere attaccato anche da un predatore di grosse dimensioni. Personalmente è un artificiale che mi porto sempre dietro quando mi trovo in situazioni di scogliera con schiuma leggera per tutta quella serie di pesche rivolte a predatori di piccola media taglia come possono essere ad esempio le occhiate o i saraghi. Sicuramente l'arma vincente, sono predatori che generalmente preferiscono attaccare esche di dimensioni più contenute rispetto a quello che può essere per esempio un tide minnow di generose dimensioni.